Comune di Castiglione Fiorentino ha annunciato l'uscita da Coingas, come si concretizzerà? Ho affrontato la questione Coingas sul piano politico perché di questo si tratta. In Consiglio Comunale abbiamo appunto descritto che un conto è il filone giudiziario che riguarda la congruità con l'affidamento degli incarichi che sono stati dati. Dall'altro c'è una delibera del Consiglio Comunale di Castiglione Fiorentino e non solo del Comune di Castiglione Fiorentino, che prevede il piano di razionalizzazione delle partecipate, ovvero quelle società, sintetizzando, che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, in base anche alla legge Madia, non possono esistere. Questo si sapeva anche assieme a tutti i soci di Coingas, ovvero i sindaci di tutti i comuni che ne fanno parte, e attraverso questa delibera noi appunto avevamo l'obbligo di portare la società a una sua rivitalizzazione, un'attività vera e propria che potesse essere esercitata con o senza dipendenti, ma che comunque fosse utile e strategica per i soci. Prendo atto che questo non è potuto avvenire per una serie di fattori e quindi, come recita la delibera del Consiglio Comunale di Castiglione Fiorentino, siamo costretti a prendere in esame la uscita dalla compagine societaria, oppure come previsto, Estra possa assorbire le quote di Coingas. A quel punto magari il problema è risolto in un altro modo. Sulle consulenze, all'assemblea dei soci queste consulenze erano note anche per le cifre, qualcuno le aveva trovate eccessive oppure no? Non è stato questo un argomento trattato. Quello che in assemblea possiamo tranquillamente dire è che tutti i comuni hanno potuto assistere ad assemblee partecipate nelle quali poi erano presenti anche gli stessi professionisti. La congruità di questi incarichi è oggetto di un'indagine della magistratura, per cui, come si dice in questi casi, fiducia nella magistratura nel lavoro che deve essere svolto. D'Arienzo Angelo Cossi propone l'azione di responsabilità proprio per queste consulenze, alla luce di quello che è emerso. Lei è d'accordo? Quali sono i criteri che adotta Angelo Rossi? Non lo so. Io so solo che, come il Comune di Arezzo, abbiamo approvato il bilancio di Coingas riservandosi eventuali azioni di responsabilità qualora gli amministratori avessero commesso dei reati. Quindi, in questo momento in cui sono in corso le indagini, non è che voglio essere garantista per forza, però non occorre, credo che il Comune si costituisca parte civile in un procedimento che ha tuttora in corso. Oltretutto ci sono molti indagati, quindi non è neanche facile capire verso chi poi il Comune deve rivalersi. Un'ultima cosa, nelle intercettazioni che sono state pubblicate dalla stampa c'era una del sindaco in cui si faceva anche il nome di Agnelli, si invitava Merelli a farsi vivi con Agnelli nel caso Minetti temporeggiasse ulteriormente. Ma nessun mistero, è uno dei revisori che assieme agli altri due colleghi avevano posto delle problematiche che non erano del singolo revisore, ma erano sostanzialmente frutto di un'analisi condivisa dal Collegio dei Revisori. Questo era il problema, per cui anche il sindaco, ovviamente Ghinelli, era stato informato.